tutti, io sono Giada e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' particolare, non ho mai fatto una cosa di questo tipo qui sul canale. Si tratta sempre di libri, quindi non preoccupatevi, sono qui con tra l'altro la mia bellissima maglietta dedicata alla Bella e la Bestia Pampling. Vi ricordo il mio codice di sconto se volete fare acquisti sul sito. Si tratta del tier ranking o tier list video che ho visto parecchio in giro e praticamente si tratta di una sorta di classificazione dei libri. Io ho scelto di classificare tutti i libri che ho letto fino ad ora quest'anno. Siamo praticamente a metà settembre, questo perché quest'anno ho letto molto meno rispetto ai miei standard, essendo che ho avuto tutta la prima parte dell'anno impegnata con gli ultimi esami e poi la laurea in estate, e quindi ho letto molto meno rispetto a quanto sono solita fare. E con questo video avremo un po' una panoramica di quelle che sono state le mie letture fino ad ora quest'anno e vi dirò appunto i libri che più mi sono piaciuti, quelli che mi sono piaciuti meno. Ho scelto per questo video solamente i libri, quindi non fumetti e graphic novel. Sono anche dei libri che ho letto per l'università e per la tesi, che non vi mostrerò appunto in questo video perché sono comunque letture al di fuori, ed è molto probabile che io abbia dimenticato qualche titolo che ho letto quest'anno e che non ricordo, perché mi succede spesso. Video di questo tipo si possono fare praticamente su qualsiasi cosa, per cui se vi piace questo tipo di video o desiderate vederlo appunto di altre categorie, fatemi sapere giù nei commenti per fare un qualcosa di più leggero o comunque diverso, semplicemente io che sono qui a parlarvi senza prepararmi e andando in crisi, perché andrò molto in crisi, essendo che per me è sempre difficile classificare i libri. Però mi piaceva anche l'idea che potesse essere un po' una sfida per me questo video, quindi mi sono detta facciamolo. Per chi di voi non ha mai visto video di questo tipo, la schermata si presenta così. Ovviamente è personalizzabile, io come vedete qui ho inserito tutte le copertine dei libri che ho letto quest'anno finora, sono in ordine casuale e sparso, non hanno un ordine definito, e poi ho creato le categorie. Ho scelto 5 categorie praticamente. La prima, che è quella la massima, la categoria più alta, è la categoria degli entrati nel cuore, cioè quei libri che appunto mi sono letteralmente entrati nel cuore. Subito dopo abbiamo la categoria amati, che sono appunto quei libri che ho amato tanto, tanto tanto, sebbene non siano diventati appunto tra i miei preferiti in assoluto. A seguire abbiamo piaciuti, che sono appunto quei libri che mi sono piaciuti per diverse ragioni, per diverse caratteristiche o aspetti. Sono comunque ottimi libri, libri che consiglio, belle letture, insomma. Poi abbiamo la categoria dei così così, ossia quei libri che appunto mi lasciano un pochino a metà, diciamo così. E l'ultima categoria è non per me, ossia quei libri che non fanno per me. Come vedete ho scelto una classifica molto personale che si basa comunque sulle emozioni o sul cosa un libro mi ha regalato, sul se mi è entrato nel cuore oppure se non è per me, che è un po' alla base di quando, ecco, in qualche modo classifico un libro. Il primo libro che vediamo è Seer of Seven Waters di Juliette Marillier. L'unica cosa è che dal momento che praticamente quelli della Marillier sono libri che fanno parte di una saga, direi di metterli vicini, almeno questi, così andiamo in ordine. Qui, e poi abbiamo Son of the Shadows, che era prima, e Child of the Prophecy. Ok, questi sono in ordine della saga. Iniziamo quindi con Son of the Shadows, che è il secondo libro della saga di Seven Waters, della Marillier. Il primo libro, Daughter of the Forest, io lo lessi lo scorso anno, per cui non rientra in questa classifica, e si tratta di una saga che, come sapete, ho amato tantissimo. È composta da 6 libri, è stata praticamente una delle saghe che ha segnato per me questo 2020, perché per la maggior parte dell'anno l'ho letta, cioè mi ha fatto compagnia, mi ha tenuta compagnia. Si tratta di una saga fantasy per adulti, incentrata, ispirata alla mitologia e al folklore irlandese. È ambientata infatti nell'Irlanda medievale, una saga splendida, ricca di magia, di folklore, di amore, legami, famiglia, c'è tutto in questa saga. E soprattutto lo stile della Marillier è sensazionale, lei ha un dono, ha davvero un dono che è magia. Son of the Shadows quindi è il secondo volume della trilogia praticamente di Seven Waters ed è stato uno dei miei libri preferiti della saga, per cui senza dubbio alcuno va negli entrati nel cuore. Perché è assolutamente uno dei libri che più preferito della saga. Non c'è stato un aspetto di questo libro che io non abbia amato e che non mi abbia fatta emozionare alla follia. Io sarei tentata in realtà di mettere tutti quelli della Marillier nella categoria entrati nel cuore, per il semplice fatto che è davvero una delle mie scrittrici
preferite. E ogni suo romanzo finora l'ho sempre amato e mi ha sempre regalato qualcosa di nuovo, però sono consapevole del fatto che ci sono alcuni della saga che mi sono entrati nel cuore, ma proprio un pizzico di più degli altri. Non posso metterli tutti lì. Child of the Prophecy è il terzo appunto della trilogia e a questo volume io sono tanto tanto affezionata perché ha rappresentato in qualche modo la fine della prima trilogia e quindi dei primi tre libri, però effettivamente Child of the Prophecy rispetto a Son of the Shadows o a Daughter of the Forest ha avuto dei momenti che ho sentito un pochino più lenti. Andrei con, lo metterei negli amati perché l'ho amato tanto tanto tanto, però non proprio a livello di Son of the Shadows, quindi ok, va negli amati. Poi abbiamo Heir to Seven Waters, che invece va dritto negli entrati nel cuore, perché mi è entrato nel cuore. È stato tra i miei preferiti in assoluto della saga, in primis perché in questo libro passiamo l'80% della storia all'interno del mondo delle fate, quindi dell'altro mondo, e ho amato la protagonista, in particolare la storia d'amore, mi è piaciuta tanto tanto tanto, è tra le mie preferite. Arriva Seer of Seven Waters, che è stato un viaggio incredibile. Le ambientazioni ancora una volta qui sono cambiate perché ci siamo trovati moltissimo sulle scogliere, sul mare. La protagonista fantastica, anche l'intreccio e soprattutto le ultime pagine finali sono state azione e colpi di scena, bellissimo, veramente bellissimo. E sono indecisa. Sono molto indecisa. No, credo mi sia entrato nel cuore come gli altri. Perché poi abbiamo Flame of Seven Waters, che anche non so dove mettere. Perché, aiuto, è stato l'ultimo della saga, quindi capirete la mia struggle. È stato il volume che mi ha resa più emotiva perché era la conclusione effettiva di tutto, perché ho dovuto dire addio a Seven Waters, al suo mondo, ai suoi personaggi. È stato anche il libro dove c'è stata più diversità dal punto di vista della protagonista, però credo che mi abbia dato proprio le stesse sensazioni di Child of the Prophecy, per cui lo mettiamo negli amati. A seguire abbiamo La Catena d'Oro di Shadowhunters, il nuovo romanzo della Claire, che come sapete a me è piaciuto tanto, l'ho amato, più che altro mi ha fatto proprio rivivere tutte le emozioni che la mia adolescente aveva provato la primissima volta che aveva letto la saga di Shadowhunters, per cui è stato per me un ritorno a quel tipo di emozioni e sensazioni, a quel tipo di storia. Mi ha regalato veramente una piacevole esperienza di lettura. Sono molto indecisa se metterlo tra gli amati o i piaciuti. Aiuto! Per adesso lo mettiamo nei piaciuti, poi ci penso magari se spostarlo o meno. A seguire abbiamo I Wish You All the Best, che è stato, come sapete se mi seguite, uno degli Young Adult LGBT+ più belli ed emozionanti e importanti che io abbia letto quest'anno. L'ho amato alla follia per la maniera in cui ha trattato tutte le tematiche. È un romanzo LGBT+ on voices, per cui scritto da chi fa parte della comunità stessa. Penso che sia uno degli young adult del suo genere più belli che io abbia mai letto, per cui credo che lo mettiamo negli entrati nel cuore, perché davvero mi ha sconvolta, mi ha emozionata, mi è entrato nel cuore, quindi sì, direi che va bene. Direi che va bene in questa categoria. Abbiamo poi Non ci sono solo le arance di Jeanette Winterson, altra autrice che amo tantissimo, e si tratta di un romanzo semi-autobiografico perché l'autrice ha inserito parte della sua effettiva esperienza all'interno di questo libro e riguarda una giovane donna, Jeanette, una giovane ragazza lesbica che cresce in questa comunità pentecostale inglese in una famiglia estremamente religiosa e dura, e vedremo Jeanette scoprire pian piano se stessa e la propria sessualità e come questo ha un impatto con la vita che ha sempre avuto fino a quel momento, e soprattutto è un romanzo dallo stile molto molto particolare. Lo stile di Jeanette Winterson è uno stile unico nel suo genere, è un libro che ho amato tanto, ve ne ho parlato qui sul canale e direi che va nella categoria degli amati. A seguire abbiamo Fantasmi del Mercato delle Ombre, che sono tutte le novelle, la raccolta di novelle dell'universo Shadowhunters che ho letto prima di leggere La Catena d'Oro. Lo mettiamo nei piaciuti perché mi è piaciuto nel complesso. Ovviamente ci sono stati alcuni racconti che mi sono piaciuti più di altri, alcuni che mi hanno emozionato perché sono sui miei personaggi preferiti della saga. A seguire abbiamo La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Suzanne Collins, il nuovissimo prequel della trilogia di Hunger Games. Questa era una delle uscite che più mi incuriosivano,
quest'anno è incentrata appunto sul giovane Snow, su quello che noi conosciamo come il presidente Snow nella saga di Hunger Games, nella trilogia, che è l'antagonista. E in questo libro lo vediamo giovane, lo vediamo diciottenne e lo vediamo partecipare per la prima volta come mentore ai decimi Hunger Games. È stata una lettura estremamente interessante proprio dal punto di vista dell'universo degli Hunger Games. Mi è piaciuta tutta l'analisi psicologica del protagonista, perché è un libro che è incentrato moltissimo sulla psicologia, e mi è piaciuto che l'autrice sia in qualche modo andata contro quello che è lo stereotipo del cattivo, o meglio della nascita del cattivo. Però ci sono stati anche aspetti che non mi hanno particolarmente presa, per cui direi che lo mettiamo tra i piaciuti, perché mi è piaciuto ed è sicuramente una lettura che secondo me ogni fan della saga dovrebbe fare. A seguire abbiamo The Harp of Kings di Juliette Marillier, che è il primo volume di un'altra saga della Marillier, che è incentrata su una guerriera che è allo stesso tempo anche un bardo, e su una missione segreta che deve intraprendere come spia per cercare di recuperare un'arpa perduta. Anche qui troviamo il folklore e l'ambientazione irlandese del Medioevo, troviamo magia, ho apprezzato tantissimo la protagonista, tra l'altro la devo iniziare il secondo e non vedo l'ora, e va negli amati, assolutamente, perché l'ho amato. Ah vabbè, lo mettiamo vicino alla Marillier visto che sono della stessa autrice. Poi Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, che è stata una delle letture più fantastiche, più magiche, da sogno che ho fatto quest'anno, e un libro che mi è entrato nel cuore e quindi va assolutamente in questa categoria. Ve ne ho già parlato qui sul canale, ho amato la storia, ho amato lo stile dell'autrice, che è sublime, ho amato l'intreccio, i personaggi, semplicemente il significato di questo libro, perché Il mare senza stelle è un libro sui libri, è un libro sull'amore per le storie, sull'amore per la lettura, mi ha regalato tante emozioni. A seguire Un'estate con la strega dell'Ovest, che è un romanzo di un'autrice giapponese, una lettura molto molto carina che ha come protagonista la piccola Mai, questa bambina che fa fatica ad inserirsi tra i suoi coetanei, e la mamma le farà trascorrere un'estate con la nonna, la cosiddetta strega dell'Ovest. Sono affrontate tantissime tematiche comunque legate alla crescita, ho amato l'atmosfera e l'ambientazione, che sono ricche di natura e ti regalano proprio quella sensazione che solo i romanzi giapponesi possono regalare, la bellezza delle piccole cose. E la mettiamo tra i piaciuti perché è una lettura molto dolce, molto carina, che consiglio se vi piace il genere. A seguire abbiamo Her Royal Highness, che in realtà ora che lo guardo sto realizzando di non avervene parlato qui sul canale. Mi sono dimenticata, oddio, l'ho letto a gennaio se non erro, ed è un contemporary romance incentrato appunto sulla famiglia reale, che è incentrato sulla relazione tra due ragazze, di cui una appunto è una principessa inglese. Speravo tantissimo mi piacesse, però non è stato così, praticamente non mi è piaciuto quasi per nulla. Non mi è piaciuto il modo in cui l'autrice ha gestito la relazione d'amore tra le due protagoniste. La storia è stata molto semplice e banale, per cui è un libro che davvero non mi ha lasciato assolutamente nulla. Abbiamo poi La nona casa di Leigh Bardugo, un romanzo molto molto bello. È stato anche in questo caso uno dei libri forse più belli che ho letto quest'anno. È un dark fantasy per adulti, ovviamente, perché sono trattate tematiche molto esplicite, molto forti, ed è un romanzo magistrale. Leigh Bardugo è stata bravissima a creare questa storia, a raccontare questo tipo di storia. È una storia anche soprannaturale, perché abbiamo fantasmi, abbiamo la magia nera, l'occulto, ed è stato uno dei romanzi che più mi hanno colpito quest'anno, mi hanno colpito veramente tanto. Lo mettiamo negli amati. A seguire Serpent and Dove, La strega e il cacciatore. Si tratta di un paranormal romance con un pizzico di fantasy che è incentrato sulla storia d'amore tra una strega, Lou, e un cacciatore di streghe, Reed. È ambientato in un mondo ispirato alla Francia del XVIII secolo, più o meno, e Serpent and Dove va tra i piaciuti perché è stato appunto un romanzo molto carino. Mi ha intrattenuta. Il punto forte di questo libro è il fatto che intrattiene dall'inizio alla fine. Ci sono state anche cose che ovviamente non mi sono piaciute o comunque non ho apprezzato appieno, ma ve ne ho già fatto in realtà una recensione qui sul canale, così come di altri titoli che vedete oggi. Poi
abbiamo Nick and Charlie di Alice Oseman, che è praticamente una novella dedicata ai due protagonisti di Heartstopper. Heartstopper è una delle mie graphic novel preferite, Nick e Charlie sono tra i miei personaggi preferiti della Oseman e tra le mie coppie preferite. Si tratta di una storia young adult e questa novella è appunto dedicata ai due protagonisti di Heartstopper e io non vedevo l'ora di leggerla e l'ho letta, però purtroppo non è stata una lettura che mi è piaciuta particolarmente. Per cui Nick e Charlie va nei così così. Non sono i Nick e Charlie di Heartstopper, non hanno la stessa profondità, manca proprio il livello di profondità, di perfezione, di caratterizzazione che abbiamo in Heartstopper. E questo dipende dal fatto che questa novella in realtà è stata scritta prima di Heartstopper. È stata carina da un lato perché per me è sempre bello in ogni caso leggere di Nick e Charlie. A seguire abbiamo La ragazza dello Sputnik di Murakami, un romanzo di narrativa giapponese, un romanzo di realismo magico che è uno dei generi di Murakami e che ha al suo interno anche una relazione LGBT+, in particolare tra due donne. Sono affrontate tantissime tematiche come quella del tempo, del conscio e del subconscio, del reale e l'immaginario, tematiche legate alla diversità, alla sessualità, alla scoperta di sé. È stato un libro che mi è piaciuto moltissimo e va tra gli amati. Sì, direi di sì. A seguire Loveless di Alice Oseman, nuovissimo romanzo dell'autrice. Come ogni ultimo romanzo della Oseman finora, anche Loveless è stato un libro che ho profondamente amato. È un romanzo estremamente genuino, come tutti gli altri, ed emozionante, mi ha emozionato tantissimo. E lo mettiamo tra gli amati, perché l'ho amato profondamente ed è un romanzo bellissimo del genere. Mi raccomando, leggetelo e leggete Alice Oseman. Abbiamo poi due romanzi che ho letto recentemente. Il primo è L'ascesa di Senlin, che è una nuova uscita fantasy italiana. È stato un libro estremamente particolare. Ha come protagonista una coppia di sposi, Senlin e Maria, che decidono di trascorrere la loro luna di miele alla Torre di Babele. La Torre di Babele è effettivamente la protagonista di questo romanzo. Non vi ho parlato ancora di questo libro qui sul canale, come anche alcuni dei prossimi, perché appunto li ho letti recentemente, quindi saranno protagonisti del prossimo video letture. Però della scelta di Senlin ve ne ho già parlato su Instagram in una recensione, in un post, ed è stato un libro che ho apprezzato per molti aspetti, quali tutta la narrativa legata alla Torre di Babele. Sto proprio l'interesse che avevo per la Torre di Babele e per l'idea alla base di questo libro che mi ha fatto andare avanti all'inizio, sebbene appunto il protagonista non è che mi stesse piacendo più di tanto. E sono arrivata poi alle ultime 100 pagine, che per me sono state le più belle, credo che vada tra i piaciuti. A seguire abbiamo Sulle tracce di Jack lo Squartatore di Kerry Maniscalco, che è il primo volume di una nuovissima saga uscita qui in Italia che appunto ho letto recentemente. Ora vi parlerò prestissimo sia qui sul canale che su Instagram di questa saga, di questo libro, anche perché adesso sto leggendo il secondo, sono praticamente a metà del secondo libro, che è invece Alla ricerca del principe Dracula, e per Jack lo Squartatore sono indecisissima, perché ci sono state cose che mi sono piaciute, tra cui l'ambientazione, anche la protagonista, però ci sono state altre cose che non ho apprezzato tantissimo, e la mia difficoltà in realtà consiste nel fatto che ora che sto leggendo il secondo mi sta piacendo molto 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 di più del primo, perché ad esempio il secondo poi lo metterei tra i piaciuti, almeno se continua così. Nel dubbio mettiamolo tra i piaciuti. Andiamo avanti con Daisy Jones and the Six, che è stato un libro fantastico. Ci troviamo nell'America degli anni 70, quella delle rock band e dei locali underground e delle groupies, e abbiamo come protagonista un gruppo rock che diventa famosissimo. È un libro sotto forma di interviste a coloro che hanno fatto parte del gruppo, quindi i membri effettivi del gruppo, ma anche a tutte le persone che li hanno conosciuti. È una storia di musica, la musica è una delle protagoniste di questo libro, l'ho amato, quindi va assolutamente nella categoria amati. A seguire abbiamo Una notte sul treno della Via Lattea, un romanzo, un classico della letteratura giapponese, che è stata appunto una delle mie letture per la tesi, che però potevo inserire appunto anche in questo, nelle diverse letture che ho fatto quest'anno. Rientra nel genere dei Dowa, ossia racconti per bambini, in particolare fiabe, ed è una lettura molto molto bella, l'ho amato, quindi va tra gli amati. A seguire Cronache di Amon Lee della Montgomery, si tratta appunto di una raccolta di racconti, è un libro che fa parte appunto della saga di Anne di Tetti Verdi, e in questo libro però non è lei la protagonista, ma protagonisti sono altri personaggi, altri abitanti di Avon Lee, e abbiamo delle storie da un lato brillanti ed esilaranti e dall'altro
nostalgiche, tristi ed emozionanti. L'ho amato tanto e va anche questo tra gli amati. Sempre della Montgomery abbiamo poi Kilmeny del Frutteto, che invece è un libro dell'autrice che non è collegato assolutamente alla saga di Anne, ma è appunto una storia molto diversa ed è la storia d'amore tra un giovane professore e una ragazza che ha vissuto una vita un po' diversa rispetto a quella delle sue coetanee. Ed è stato un libro che mi è piaciuto molto per l'ambientazione, per lo stile della Montgomery che amo sempre, come vi ho già detto, in parte anche per la storia, però ci sono state delle piccole cosine che non ho apprezzato al 100%. Non è stato per me a livello della saga di Anne o comunque delle emozioni che la saga di Anne è riuscita a regalarmi. Direi che lo mettiamo nei piaciuti. Ed ecco che arriviamo ad Echi in Tempesta, il mio cuore. Echi in Tempesta che fa questo bellissimo percorso e va ad inserirsi tra gli entrati nel cuore. Si tratta dell'ultimo romanzo della saga dell'Attraversa Specchi e io con questa saga non riesco ad essere particolarmente obiettiva perché è una saga che mi è entrata così tanto nel cuore, che amo così incondizionatamente. Per me ogni libro di questa saga è stato meraviglioso e mi ha regalato tutto dal punto di vista degli aspetti legati al libro, dal punto di vista emotivo. Abbiamo poi My Calamity Jane e per questo libro sono stata molto molto triste, vi spiego. Come sapete se mi seguite, gli altri due libri di questa saga, si tratta di una serie di companion novels. I primi due libri della saga, che sono stati My Lady Jane e My Plain Jane, li ho amati con tutta me stessa. Si tratta di una sorta di rivisitazioni barra retelling storici, letterari. Ed ero così emozionata perché quest'anno, sarebbe dovuto uscire, è appunto uscito, My Calamity Jane, che è il terzo, della saga. Lo iniziai a leggere ad agosto, ma purtroppo l'ho interrotto. L'ho interrotto perché non mi stava piacendo. In generale, appunto, non mi stava regalando assolutamente ciò che i primi due volumi invece mi avevano regalato dalla primissima pagina. Quindi lo mettiamo nei non per me. Penultimo libro è Permanent Record, che è uno young adult che avevo iniziato perché appunto mi incuriosivano molto le premesse. In ogni caso, questo, come My Calamity Jane, è stato un libro che ho interrotto e non ho finito perché non mi stava piacendo particolarmente. E le ragioni principali erano il fatto che lo stile probabilmente non è per me. Mi ero affezionata ai personaggi o alla loro storia e c'erano diversi aspetti appunto che non mi stavano piacendo, prendendo, per cui anche Permanent Record va nei non per me. E infine abbiamo Kafka sulla spiaggia, altro romanzo di Murakami, che in realtà ho inserito anche se era una rilettura, però visto che non ve ne avevo parlato mai sul canale, ve ne ho parlato quest'anno. E Kafka sulla spiaggia è uno dei romanzi più famosi di Murakami, è il romanzo emblema del suo realismo magico e del suo stile di scrittura e del suo tipo di storie e del suo tipo di personaggi. È un romanzo incredibile, ovviamente per adulti, per le tematiche che affronta. I personaggi sono profondamente caratterizzati e meravigliosi, la storia è davvero bellissima e onirica. E Kafka sulla spiaggia è tra i libri che mi sono entrati nel cuore, cioè l'avevo già amato e mi era già entrato nel cuore tantissimi anni fa e quest'anno ho riconfermato questa cosa, per cui sì, Kafka va assolutamente negli entrati nel cuore. Siamo giunti alla fine, questa è la classifica finale. Devo dire che è strano vedere le mie letture di quest'anno classificate così, però è anche un'interessante panoramica. Sono piuttosto soddisfatta sia del come ho gestito le categorie, sia del come li ho inseriti. Il video termina qui, fatemi assolutamente sapere nei commenti cosa ne pensate, se questo tipo di video vi è piaciuto, se volete che ne faccia altri di questo tipo in futuro, magari su altre categorie, se avete in mente qualcosa, lasciatemelo scritto giù nei commenti. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!